Ne basta un po'. Idiota! Fanculo! Generale, mi senti? Generale! Mamma! Sono qui, Cass. Tenete duro, vi tiriamo fuori! Sono tutti morti, Cass. Ormai è finita per me. Cosa? No, io non ti lascio qui! Porta a casa la squadra. È un ordine. È tuo dovere. Io devo completare la missione. Mamma, no! Possiamo salvarti! Ti voglio bene, Cass. E un bacio a papà da parte mia. No, non devi! No! Mamma! Ha attivato la detonazione! Devi fermarla, Jackie! Non posso fermarla! Comandante! I nostri ordini sono chiari. Morta da guerriera. Invidio la sua fortuna. Non puoi averlo detto davvero. Eccovi, grazie a Dio. Com'è andata la missione? No. Senza il potere della cattedrale, siamo isolati da tutto. E vulnerabili. Tu chi sei? Una dea anziana mandata per schernirci? No, Kitana. Io sono di Dio. Guardate. Ma che razza di potere è mai questo? Sono Kronika, custode del tempo. Thank you.
al destino dei regni delle anime che vi dimorano. Io le ho create per proteggere l'equilibrio tra i mondi. Ma Raiden ha corrotto irreversibilmente la perfezione del mio operato. Voi due avete sofferto più di chiunque altro. Ma cosa possiamo fare? Il passato è passato ormai. Non è detto. Voglio riavvolgere il tempo fino agli albori e riscrivere la storia. Ma nonostante i miei grandi poteri, non posso creare una nuova era da sola. E cosa avrà di diverso questa nuova era? Moltissimo. Ma soprattutto, non esisterà Raiden. Da dove cominciamo? Riuscito a sfuggirmi, prosciugando le ricchezze del regno esterno. Ma oggi salderai il tuo debito. Se mi uccidi, Kotal, non avrai alcun profitto. Mi confondi con Shao Kahn. I criminali non graveranno più sul popolo. Shao Kahn approvava, e il suo verbo era legge. Tuo padrone è morto, e con lui la sua legge. Ora il regno esterno è libero dalla sua corruzione.
Raiden? Shao Kahn? Generale Kotal! Kotal Kahn! Kahn, folle patetico, hai usurpato il mio trono! È mio, ne ho pienamente diritto. Tu fosti ucciso tempo fa, con la tua immonda prole, Mileena. Eravamo al torneo Mortal Kombat. Kung Lao ha battuto Shang Tsung e Quan Chi. Sono trascorsi decenni ormai. Per noi tutto questo è appena accaduto. Cosa stai tramando, Raiden? Da quale magia origine questa illusione? È davvero un'illusione, ci inganna tutti. Due epoche diverse possono entrare in collisione. Kitana, Baraka, Scarlet, campioni scomparsi del regno esterno. Se voi siete tornati, c'è... Sono qui, Kotal. Jade. La cultura Oshtek impone di tendere sempre la mano ai profughi. Ti offro il mio aiuto, Shao Kahn. Non sono un profugo, sono Kahn del regno esterno. Rinuncia al trono o il tuo sangue bagnerà queste sabbie. Lo confermo. Dunque, non ci resta che correre in suo aiuto. Sei tu a non avere futuro, assieme ai tuoi Tarkatan. Impossibile! Hanno aiutato Mileena contro di me. Arrenditi o morirai di nuovo. Fight! Okay.
assassina. Preferisco vivere alla corte di Shao Kahn piuttosto che morire di fame in strada. Voi Oztek praticate la magia del sangue, Kotal, ma io non temo alcun rivale. Fight! Sarà l'orgoglio a perderti. Kotal. Ti credevo morto. Cosa ti è successo? Shao Kahn mi ha tradito. Attaccò la mia legione, rendendomi una cavia di Shang Tsung. La sua morte mi ha liberato. Ritrovarti ha dato un senso a questo incubo. Non ti perderò di nuovo. Aiuta i terrestri. Qui ci penso io. Nel futuro sei un alleato, Eron Black, non un nemico. Al diavolo il futuro. Io vivo il presente. Conoscendoti, mi aspettavo meno incoscienza. Fight. Mi delusi!
ripudiò le tue futili guerre. Gli imperi devono espandersi. Solo per te e non per il popolo. Fight! Sei più Khan. Dvora. Shao Kahn, vieni! Non ho mai vissuto giorni più strani. Kotal Kahn, sono Raiden, protettore della Terra. Lo so. Ci conosciamo nel tuo tempo? Siamo stati alleati e poi nemici. Mi sorprende, dato il comune astio nei confronti di Shao Kahn. Tutto è mutato quando hai sconfitto Shinnok. Shinnok sconfitto? L'abbiamo battuto insieme, ma sei diventato spietato. In difesa della Terra, hai attaccato ogni regno che credevi pericoloso. No, impossibile. E indossi l'amuleto di Shinnok come simbolo della tua furia. Lo giuro, Kotal Kahn. Non sono quel Raiden. Condivido il tuo fine. Risolvere la crisi temporale e sconfiggere Shao Kahn. Va bene. Tornerò sulla Terra con Liu Kang e Kung Lao per capire se anche il nostro regno ha subito delle anomalie. Dobbiamo comprendere meglio questo fenomeno temporale. Io mando qualcuno in cerca di Shao Kahn. Quindi è un addio. È un arrivederci. Non vado via se Shao Kahn minaccia il regno esterno. Devo avere giustizia per la mia famiglia e per Edenia. Tornerò qui per te. Per aiutarti, principessa. Ignori le mie domande, Dvora. Ho cacciato il tuo popolo, bruciato l'alveare. Eppure mi aiuti. Non possiamo fidarci di lei, eccellenza. Kotal Kahn l'ha fatto e lei lo ha consegnato a Shinnok. Kotal Kahn, perché io sono morto e lui siede sul mio trono? Hai cercato di annettere la Terra al regno esterno. Gli dei anziani sono intervenuti. Raiden ti ha ucciso e a quel punto Mileena
è divenuta Khan. Quando questo essere ha ucciso tua figlia, Kotal ha rivendicato il trono. Hai ucciso tu, Mileena? Se è vero, preparati a morire! D'Vora è sotto la mia protezione, Shao Kahn. Come te. Io sono Kronika. I miti dicevano il vero. Non sono soddisfatta di come si è svolto il passato. Quindi hai infranto il tempo. Ho fermato il tempo. Sto reclutando chiunque disprezzi l'attuale corso della storia. Per combattere passato e presente, avremo bisogno di alleati da entrambe le ere. Quali vantaggi otterrò da questa tua guerra? Nella nuova era avrai un impero grandioso, Shao Kahn. Senza che ci sia Raiden a fermarti. Puoi cancellare per sempre Raiden. È un'impresa molto ardua, che richiede immani sforzi e potere. La Clessidra andrà protetta mentre sarò impegnata. Potrò fare affidamento sul tuo esercito? Assolutamente. Giuro che impazzisco. C'è qualcuno che può spiegarmi che cosa diavolo succede? Ha ragione. Sono nel futuro da un'ora e non ho visto neanche un jetpack. Neanche uno. Dunque è vero. Ho ceduto alle tenebre. Dopo la caduta di Shinnok sei cambiato. Lampi rossi, abiti neri e un atteggiamento autoritario. Sì, a proposito. Cos'è successo al tuo io oscuro? Hm? Perché tu sei figlio unico e io ho un gemello? In quanto immortale, io sfuggo alle comuni leggi del tempo. Forse per questo subisco effetti diversi. Grazie. Strano, vero? Non comandare. Non è solo questo. Beh, una figlia della mia età. Guardala. Come posso avere una figlia? Con lui. Almeno non è un'attrice. Dai, pensaci. Potremmo chiedere il doppio. Nei cinema, Johnny Cage e Johnny Cage. In Time Quake. Qualche idea su che cosa fare? Da mesi ricevo vaghe premonizioni sul futuro, ma niente mi preparava a questo. Devo consultare gli dei anziani. Liu Kang, Kung Lao, aiutate le forze speciali in mia assenza. Sì, Lord Raiden. Seguitemi. Comandante? Sì, mamma. Cioè, generale. Cioè... Sì, è strano anche per me. No, non puoi capire. Cosa? È assurdo. Stamattina ero in missione con te. E tu ti sei sacrificata. Oh, diamine. Dici davvero? Già. E ora sei così giovane da passare per mia sorella. Cass, vieni a vedere. C'è un attacco del regno occulto all'Accademia Bushi. Cosa? La missione al Tempio non doveva fermarli. Sarà per l'anomalia temporale. Dobbiamo aiutare i maestri Shaolin. Perché il regno occulto prenderebbe di mira la vostra scuola? La Grotta del Drago è sotto l'Accademia. Le sue sorgenti ribollono di ginsei della terra. Così non va. Brutta storia, il regno occulto che traffica con la forza vitale della terra. Non arriveranno mai alla grotta. È protetta da potenti incantesimi e trappole letali. Scommetto che le nostre controparti di quest'era li stanno già affrontando. Kung Lao, Liu Kang, dovreste sedervi. Io morirò nel Colosseo. E tu su un tetto contro Lord Raiden? Com'è possibile? Il nostro futuro, Liu Kang, è una follia. Pensarci troppo non servirà a cambiarlo. Ma neanche accettare un destino da perfidi guerrieri non morti. Questo lo so. Ma non possiamo cambiare un futuro che non comprendiamo. Lord Raiden ci guiderà. Ci potremmo fidare? È stato lui a segnare la nostra morte.
Quanti Shaolin sono morti per difendere il Sacro Tempio. Il Regno Occulto pagherà. Venuto qui sapeva come disattivare le trappole. Dici, i monaci non me l'hanno mai insegnato. Forse perché non ti presentavi a lezione. Segui il percorso e aspetta il momento giusto. Facile. Ora che c'è? Di tutto. Gas benefico, zampilli di fiamme, dardi. Che ne dici di evitarli? Io non ho fatto nulla. Io sì. Scorpion. Vedo che sei sopravvissuto alla cronofusione. Non dissuaderai, Kronika, dal riportare in vita il mio clan. Se non ci uccide Scorpion, lo faranno queste trappole. Trova un modo per disattivarle. Vediamo chi ha il fuoco più ardente. Fight.